Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ci accontentare una parte del rapporto Draghi. Il futuro della competitività europea, questa è la parte B, sezione 2, capitolo 3, il sostegno agli investimenti. In questa parte c'è anche un altro podcast di riferimento che io ho ascoltato. Vi consiglio di andarlo ad ascoltare, ma secondo me nel podcast in cui troverete il link ci si perde un po' di vista la situazione praticamente del mercato europeo. Ci si fossilizza un po' troppo sulla lotta tra monete, dimenticando il fatto che il dollaro ha il retaggio che proviene dalla guerra fredda come moneta di conto internazionale, ma che in futuro ha pessime prospettive a causa del fatto che dovrà scontare, appunto essendo moneta altamente inflazionata, stampata in oceani e oceani di monete, e questo si andrà a riverberare sul fatto che l'utilizzo del dollaro come moneta conto internazionale è solo esclusivamente un retaggio ed una consuetudine. Altre monete andranno praticamente a prendere il posto del dollaro, semplicemente per una banale diversificazione, ma anche per il fatto che il cambiamento climatico e la sovrappopolazione e la scarsità necessiteranno di far migrare su altri tipi di valute, in quanto il dollaro è troppo svalutato. Comunque, in questa seconda parte, in questo commento al il futuro della competitività europea, il sostegno agli investimenti, ecco il punto di inizio. Si dice che in Unione Europea gli investimenti privati produttivi sono molto bassi, mentre il settore dei risparmi è alto. Grazie al cazzo, nel senso che siccome tutti gli stati europei sono sostanzialmente in deficit finanziario, è chiaro che assorbano praticamente risparmio. Si chiama spiazzamento degli investimenti, ragione per cui la spesa pubblica assorbe risorse, semplicemente per il fatto che tutti i paesi europei stanno in deficit e hanno alti debiti pubblici. In media sono piuttosto elevati, ma insomma con tanti diversi e numerosi stati hanno un rapporto debito PIL decisamente buono, altri come l'Italia sono messi veramente male. Comunque, voglio dire, se ci sono stati che sono in deficit finanziario, è logico che quindi che vanno a assorbire il risparmio e siano ridotti gli investimenti privati. Si chiama appunto effetto spezzamento degli investimenti. Ma di qui non si dice poi molto, e poi si fa riferimento al fatto che il secondo graficino, che gli investimenti reali in equipaggiamento, infrastrutture e innovazione sono maggiori praticamente negli Stati Uniti, a differenza praticamente di quello che accade per gli investimenti reali dei vari governi, che sono minori. Grazie al cazzo, gli stati europei sono abbastanza indebitati, hanno deficit di bilancio, e tutti i politici preferiscono fare spese correnti, quindi le entrate tributarie e entrate extratributarie vengono prevalentemente canalizzate su spese correnti in modo da poter ottenere voti, rispetto a investimenti pubblici. Questo già si spiega, la differenza. Differenza praticamente degli US sull'Unione Europea. Oltre al fatto che gli Stati Uniti sono praticamente uno Stato federale, uno Stato nazionale di tipo federale, l'Unione Europea è una confederazione composta da Stati nazionali. Quindi in questi due grafici si va a confrontare un pesce appena pescato
e una crosta di formaggio. E poi si dice, ma il pesce nuota? Grazie al cazzo che il pesce nuota. Gli Stati Uniti sono uno stato nazionale composto da stati federati. È uno stato nazionale, praticamente un macro stato nazionale, gli Stati Uniti d'America. L'Unione Europea è una crosta di cacio, perché è una confederazione composta da stati nazionali. Quindi non si può andare a confrontare uno stato nazionale come gli USA con i suoi dati, facendo la somma aggregata del totale degli investimenti in equipaggiamento e infrastrutture dei vari stati dell'Unione Europea, per il semplice fatto che l'Unione Europea non è uno stato nazionale, e il confronto non ha senso, non ha senso giuridico. Ragione per cui questa differenza è dovuta al fatto che, ad esempio, gli Stati Uniti hanno un possente potere, diciamo, il più grande esercito, marina e aviazione, quindi fanno continui investimenti in quel campo. L'Unione Europea non è uno stato nazionale, è composta da stati praticamente nazionali, che però preferiscono fare pochi investimenti, ad esempio, in difesa. Quindi non si può andare a confrontare un pesce appena pescato praticamente con, in sostanza, la somma in aggregato di dati che provengono da stati nazionali, perché non ha senso. Poi si dice un altro, dice che il mercato dell'investimento europeo è meno efficiente in termini di intermediazione finanziaria. Grazie al cazzo, c'ha borse che sono tendenzialmente più asfittiche. Essenzialmente poi tutti gli stati nazionali dell'Unione Europea sono in deficit finanziario, assorbono risparmio, e quindi si chiama spiazzamento sia degli investimenti che vengono nelle aziende private, fanno meno investimenti, ma ci sono anche meno risorse che vengono intermediate, che finiscono in borsa, perché praticamente il risparmio finisce prevalentemente investito in titoli di Stato. Difatti nel grafico successivo si scopre acqua calda, che praticamente, ecco, questo è un altro grafico di cui poi ne parleremo dopo. Scopre l'acqua calda successivamente nella parte successiva del grafico, qui del rapporto, in cui è alta la percentuale di praticamente attività bancarie sul PIL, molto elevata, insomma, praticamente in Europa, perché praticamente ci sono un'alta presenza, in sostanza, all'interno delle banche, dei titoli di Stato di Francia, Germania, soprattutto Italia e quant'altro. Quindi se ci sono stati che sono in deficit, che assorbono risorse, non ci sono risorse per fare investimenti, perché poi in pratica gli stati preferiscono spendere più in spese correnti che in investimenti. Inoltre, poiché gli stati assorbono risorse, ci sono meno risorse che affluiscono praticamente sul mercato per fare investimenti privati, effetto degli spiazzamenti dell'investimento, ben noto in macroeconomia. E poi non ci si deve stupire che le banche, chi cazzo mai comprerà i titoli di Stato? Banche, assicurazioni, fondi previdenziali. Non ci si deve stupire che in Europa, dove la percentuale di debito pubblico è elevata, in sostanza è alta praticamente le attività delle banche sul PIL. Mi pare evidente. È alto anche il debito pubblico americano, ma il debito pubblico americano è stato classato anche presso i cinesi, presso altre banche, quindi non interamente praticamente sul non grava per intero sul sistema finanziario statunitense. Poi bond ratio, ecco, anche qui si scopre praticamente in sostanza l'acqua calda. Ora, la parte qui interessante, che poi si sempre come effetto del fatto che c'è una massa enorme di debito in Europa, con deficit cronici, che Draghi
Whatever It Takes ha continuato a finanziare per sostenere l'euro, però poi non ha saputo imporre in pratica, in sostanza, politiche che con un sgancio regressivo della politica monetaria, in modo da costringere sostanzialmente una riduzione della monetizzazione del debito e costringere gli stati a andare a sanare la loro situazione. Infatti fino al 2020, se non si considera i soldi del PNR, si vede che l'evoluzione del gross fixed capital, il capitale fisso lordo, sarebbe meglio andare a misurare quello netto, al netto degli ammortamenti, comunque l'Italia era praticamente in fondo. È sostanzialmente presente da lungo tempo un fenomeno di desertificazione economica: le aziende italiane muoiono, chiudono o delocalizzano, e quindi è un problema sostanzialmente dell'ambiente economico dell'Italia, ma non è sempre così. Ad esempio, se si va a vedere nel 2020, Francia, Belgio, Finlandia, Germania, Danimarca e anche Spagna facevano decisamente meglio dell'Italia. Quindi non si deve andare a confondere un problema tutto italiano mescolandolo in un medione e poi dire che il problema italiano è in realtà un problema europeo. In primo luogo perché l'Europa non è uno Stato nazionale. In secondo luogo perché il problema italiano è un problema italiano e deriva dai politici ladri stupidi e da Chiesa Cattolica, che non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo. Non è finita qui. Il mercato dei capitali in Europa rimane frammentato. Cioè, dopo l'inculata del bail-in completamente incostituzionale, ma che si è voluta ficcare in Italia facendo finta che la Unione Europea fosse una federazione e non una confederazione, perché il bail-in è incostituzionale, il link lo trovate in descrizione. Poi si va a raccontare che il mercato dei capitali rimane frammentato e non ci sono praticamente una CSD, Central Security Depository, in sostanza, per farla corta. Facciamo finta che noi italiani non si abbia tutta questa montagna di debito che ci sa, ma si fosse in una situazione in cui, come si fosse i tedeschi, e che i tedeschi di grande Germania fossero super indebitati e ci venissero a chiedere l'assicurazione dei depositi, noi vi diremmo di no, perché in caso di default noi italiani bisognerebbe sborsare denari per darli ai tedeschi perché hanno fatto default. Noi italiani gli diremmo: acca nisciun fes. Ecco, non so come si dice in tedesco acca nisciun fes, ma comunque praticamente il concetto è quello, ci siamo capiti. Quindi il mercato dei capitali rimane frammentato e rimarrà frammentato proprio per il fatto che è importante rimanere frammentati per la segmentazione dei rischi, il contenimento dei rischi, in modo praticamente da subire il meno danni possibili in caso di default. Poi c'è questa idea tutta keynesiana che gli investimenti li debba fare lo Stato, e qui si fa finta che l'Unione Europea sia uno Stato e che quindi automaticamente l'Unione Europea dovrebbe fare investimenti, investimenti a pioggia e debito investimenti. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma questa è una visione keynesiana e ideologica. Non mi sembra che abbia portato grande fortuna all'Italia, che è praticamente dal 1970 che sta continuando a fare politiche keynesiane. Il debito non è un problema, si guarda al breve periodo. Siccome non ci si è mai occupati dal 1970 del lungo periodo, il lungo periodo si è occupato dell'Italia e adesso siamo alla frutta. Prima a fare gli investimenti in un sistema economico non è lo Stato. In un paese del primo mondo i primi operatori che devono fare investimenti sono le aziende, quindi gli investimenti sono uguali al risparmio
perché sostanzialmente lo Stato è in un paese del primo mondo che è già abbondantemente infrastrutturato, lo Stato mantiene prudentemente un livello di indebitamento basso, quindi la gestione del debito è estremamente semplice e si tratta di un bilancio inattivo, quindi non grava lo Stato sull'economia, non gravando sull'economia non assorbe più di tanto risorse, il risparmio affluisce praticamente alle aziende che fanno investimenti, ricerca e sviluppo applicata e investimenti. Vabbè, poi c'è il problema dell'investimento e ricerca pura, ma comunque diciamo investimenti e ricerca pura si possono inserire all'interno di un bilancio pubblico, si può andare a tagliare ad esempio un po' di benefici del cazzo, come ad esempio si pensi a diciamo tutti i riconoscimenti dei cani, ora i cinofili sicuramente mi odieranno a morte, ma si spende un botto di detrazioni per i cani o per altre cazzate che indubbiamente potrebbero essere dirottate per altre parti, quindi non riconoscere quelle detrazioni e incamerare tasse e gestire quindi una maggiore possibilità di investimento in ricerca e sviluppo applicata, senza considerare il fatto che pensate a tutti i costi di struttura che ha portato il titolo quinto, tutti i organizzazioni della gestione del farmaco che c'è in ogni regione, tutti i costi fissi degli impiegati regionali, tutti i costi del consiglio moltiplicati per tutti i dipendenti pubblici regionali e per tutte le regioni, per tutti i consigli regionali, quella massa discreta piuttosto sicuramente saremo, ora non vi saprei dire quanti miliardi sono, ma sicuramente un bel pacchettino di miliardi, probabilmente un punto, un miliardo, un paio di miliardi, forse anche tre, indubbiamente costano come costi fissi e costi di struttura le regioni, quelli si sarebbero potuti tutti investire in ricerca pura, dando l'esempio al CNR. Quindi praticamente l'idea folle è che gli investimenti in primis si debba fare lo Stato è essenzialmente legata solo esclusivamente investimenti in beni durevoli per quanto riguarda gli armamenti e i sistemi della difesa, che sono investimenti. Ma in un paese del primo mondo già infrastrutturato, il grosso degli investimenti indubbiamente li fanno praticamente le aziende. Quindi questa visione poi tutta keynesiana, per cui l'Unione Europea, che non è uno Stato nazionale, ma che nella concezione di Draghi dovrebbe essere uno Stato nazionale, che non è uno Stato nazionale l'Unione Europea, che è una confederazione composta da Stati nazionali, quindi un neonato nella pancia della mamma che già si indebita per comprarsi le macchine quando avrà 18 anni, ma prima facciamolo nascere il bimbo, no? Se ancora non è nato, che cazzo li vuoi far comprare l'indebitamento per comprarsi la macchina? Ecco, in questa visione keynesiana in cui il breve periodo è quello che conta e nel lungo periodo non ne può fregare di meno, non ci si cura in questo rapporto delle variabili chiave di XXI secolo, ecco, è veramente pessimo, anche perché gli investimenti, se ci fossero in Europa o comunque in Italia o da altre parti, non ci sarebbe difficoltà a far arrivare capitali anche dall'estero, scendere a fruire dalla bilancia dei pagamenti. Ormai si può dire come mai le aziende delle banche preferiscono acquistare solo esclusivamente titoli di Stato, quindi una grande massa di bonds, di titoli di Stato, che sono a basso rischio, sono ritenuti erroneamente a basso rischio. Sono a basso rischio quelli che hanno un rating buono, ma quelli che hanno un rating veramente schifoso sono titoli ad alto rischio. Ecco. Che cosa ha impedito alle banche di fare dei consorzi per mettersi a fare i venture capitalist e poi dopo andare a colocolare titoli azionari sulle borse? Niente, non si è voluto fare perché è stato più semplice
acquistare in massa titoli di Stato emessi, per esempio, dallo Stato italiano, e quindi ritrovarsi una rendita già automaticamente intermediata, fregandosene praticamente di fare una gestione a lungo periodo insieme all'interno di un consorzio di più banche, facendo venture capitalist per una visione più dinamica dell'economia. Questo è un problema essenzialmente del sistema bancario, in particolar modo italiano, ma poi anche europeo, proprio per il fatto che i debiti pubblici europei sono particolarmente elevati, e quindi essendoci un soggetto economico, un sistema economico che è in deficit finanziario, costringe gli altri a essere in surplus finanziario e gli assorbe praticamente il surplus. Peraltro, quello che i titoli di Stato classati ricompaiono il segno positivo nel risparmio, per cui erroneamente poi si va a raccontare alla prima pagina di questo rapporto che il risparmio è particolarmente elevato, perché all'interno della definizione del risparmio ci cascano gli stessi titoli di Stato che sono stati precedentemente classati e che poi si ritrovano con un'alta incidenza all'interno delle banche. Quindi ha essenzialmente citato un problema che è relativo a un problema di finanza pubblica, ma non un problema di sostenere gli investimenti. Semplicemente bisogna andare a tagliare le spese correnti, quindi licenziare i dipendenti pubblici, ma questo causa perdita di voti e perdita di raccomandazioni per poter arrivare a alte cariche. Quindi è più facile andare a rincorrere il mito della finanza di trasferimento, inventandosi la fabula di fantascienza che l'Unione Europea sia uno Stato nazionale e che quindi dall'Unione Europea potrebbero piovere denaro da fare investimenti, ma la realtà è ben altra. L'Unione Europea non è uno Stato nazionale, è una confederazione, un'alleanza composta da Stati nazionali. C'era stata una finestra temporale per fare gli Stati Uniti d'Europa, ma non è fregato un cazzo a nessuno, il link lo trovate in descrizione. E anche qui si ritorna sempre al problema. Ora, la cosa che mi stupisce di questo rapporto, che si continua a raccontare sempre la favola che l'Unione Europea sia uno Stato nazionale, si racconta la favola di fantascienza, che l'Unione Europea è una federazione, quindi uno Stato nazionale, quindi può fare debito. No, l'Unione Europea è una confederazione, ormai l'ho detto milioni di miliardi di volte, composta da Stati nazionali. L'Unione Europea non è uno Stato nazionale, e quindi la capacità di far debito è minima, ossia collegata alle decisioni collegiali. Non si può andare a imporre decisioni a maggioranza semplicemente per il fatto che, come vi ho già detto, l'Unione Europea è un'alleanza, non è uno Stato nazionale, è composto da Stati nazionali, non da Stati federati. Gli Stati federati possono essere gestiti con un criterio di maggioranza per prendere le decisioni di bilancio, ma in un'alleanza economica, come ad esempio è la Confederazione dell'Unione Europea, non si può andare a prendere decisioni a maggioranza, perché si spaccherebbe la Confederazione. Quindi, se si vuole andare a spaccare l'Unione Europea, un'ottima proposta è andare a chiedere, in sostanza, di fare indebitamenti quando l'Unione Europea non li può fare, oppure andare a chiedere di introdurre decisioni a maggioranza. Non è finita qua. Arriviamo a commentare adesso la perla delle perle della miopia di questo rapporto, nell'illusione che esista una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Quindi si dice che la bassa produttività degli investimenti dipende anche dall'anzianità della popolazione, che causa una crescita lenta, una crescita economica lenta in Europa.
Allora, se si prende il quoziente, prendiamo un quoziente del PIL pro capite, il PIL sta al numeratore, al denominatore sta praticamente la popolazione. Tendenzialmente da qui al 2050 la popolazione europea tende a crescere di poco, ma cresce. Il numeratore è destinato a scendere per danni da cambiamento climatico, sovrappopolazione e guerre. E se non ci credete, andate a fruire tutti i vari podcast che trovate linkati in descrizione, altrimenti andate a pensare ai vari danni che hanno creato gli medicani, ossia i cicloni mediterranei. Si pensa all'alluvione in Europa, ai danni praticamente catastrofici in Nord Europa, quanto ai danni, due volte la Grecia si è puppato l'altro anno, danni da cambiamento climatico, sempre un medicane in Libia ha distrutto una diga. Quindi il calo del PIL è destinato, diciamo, a scendere per danni da cambiamento climatico. La popolazione è lievemente crescente, se il numeratore scende e il denominatore sale, il reddito pro capite scende. Ora, diciamo, una popolazione vecchia in Europa, questa non è detto che determini una bassa produttività degli investimenti, perché è vero che le persone anziane hanno una bassa propensione all'acquisto, ma hanno fabbisogni che potrebbero avere, hanno fabbisogni che indubbiamente una robotica, per quanto riguarda un'assistenza del welfare state in casa, indubbiamente sarebbe interessante per le persone anziane in Europa. Ma mentre in Europa la robotica, l'insviluppo, l'intelligenza artificiale per fornire, diciamo, servizi di welfare state in casa, permettendo alle persone di rimanere il più a lungo possibile in casa, si va a sbattere nella visione italiota della sinistra, del centro, della destra e del Vaticano, che vogliono introdurre un numero sempre crescente e più elevato di immigrati clandestini. Si ritorna al quoziente PIL pro capite, il PIL in Italia è destinato a scendere, i danni dal cambiamento climatico, scarsità e guerre, in particolar modo l'economia dell'Italia è di trasformazione, l'economia di trasformazione è fragile, che non potrà accedere a tutti i fattori della produzione, quindi avrà un collasso di aziende che potranno sostanzialmente emigrare all'estero, se ne andranno via, quelle che non potranno delocalizzare sotto danni dal cambiamento climatico chiuderanno, quelle in iperinflazione chiederanno alle aree regionali di invocare il diritto di autodeterminazione e attaccarsi alla Francia, alla Svizzera oppure all'Austria, in zone meno inflazionate che eventualmente sono rimaste in euro, a differenza di quella dell'Italia nel caso del ritorno della lira con l'iperinflazione. Al denominatore invece poi ci aggiungiamo una massa super crescente per gli immigrati clandestini, fate il quoziente e trovate che il reddito pro capite, il PIL pro capite, praticamente collassa a zero. Quando ha valori vicini a zero è sinonimo di guerre, pulizie etniche e di quant'altro vi possiate immaginare. Quindi poi si continua con la cazzata della transizione verde, la digitalizzazione, e anche qui si ritorna al discorso che non si è capito, bisogna entrare in un processo di produzione, un ciclo di vita di prodotto di 30, 40, 50 anni, di cui non c'è traccia in questo rapporto, che non si è capito nulla, si continua a immaginare una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. E questo è più o meno tutto, e quindi mi sono un po' stufato di commentare questo dossier veramente superficiale. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.